Tamar, Aiduk, la nostra regista delle quarantena, la nostra novella Sciarazzà. Però questo lo lasciamo dire a Giovanni che dice meglio. Okay. Io dico sempre la mia amica venuta da lontano, venuta. Poi ancora non ho capito se arrivi da Aleppo o arrivi dal Monte Ararat, opererà censura e cesura. Una vera Sciarazzade, quindi. Finora era una piccola Penelope che tesseva e poi la sera scomponeva. Adesso tocca a lei su di sé. Alle prime riprese, Giovanni Trenza si è presentato sempre con la stessa giacca, rinchiuso all'interno di un vestito. Sì, la giacca è diventata il poster e il simbolo di quarantena. Delle nostre quarantene. Sempre alle prime riprese io notavo il suono di sottofondo dei passi di Giovanni. E ho pensato a un tratto di chiedergli di non muoversi così tanto, però dopo ho pensato, Giovanni, che è lo spirito del catalogo insieme ad Alessandra, ha questa scia e ho voluto sottolineare questa scia. È diventata la nostra colonna sonora. Passi e anche sigarette. All'inizio, quando Giovanni e Ale parlavano del loro desiderio di documentare le parole dei loro amici riguardo la quarantena, io li ascoltavo e li immaginavo da qui a 30 anni in pensione a guardare gli amici della libreria parlare di un periodo di parentesi così straordinario. Questa modalità di ascoltare, di sentire l'altro andare a ruota libera nel raccontarsi, nel raccontare le cose che vive e poi metterci la mano per decidere a posto suo cosa, a cosa rendere partecipe l'altro che non era presente in tempo reale e cosa risparmiare, dà questa impressione e questa illusione e questa convinzione di conoscere la persona che hai davanti. Io ho conosciuto 24, 5, quanti siamo? Persone, grazie a questo progetto. E forse ho detto già tutto. E invece la quarantena di Tamar, che quarantena è stata? La quarantena di Tamar è stata... Di quello parlerò fuori, con una voce fuori campo. Sono uscita tutti i giorni. Andavo verso il mare spesso. Abito molto vicino. Nel silenzio prevalente, ogni volta che uscivo, percepivo in maniera accentuata il gesto di aprire la porta, poi il portone, poi il cancello. I piccoli rumori enfatizzano il silenzio e i piccoli gesti sottolineano l'assenza di movimento. Aprire e superare quelle porte ha segnato l'inizio di un racconto di quarantena scritto in terza persona. L'ho scritto per articolare l'eccesso di sensazioni e di riflessioni che mi attraversavano, per ridurre quel tanto che risultava troppo. C'era poi una persona con cui ho intrecciato a distanza tante parole
era diventato, pian piano, il mio interlocutore principale. È una mia tendenza quella di individuare un interlocutore principale. Nominare le cose crea le cose. In quarantena, a distanza, abbiamo creato cose. Ho desiderato imparare a giocare a scacchi. Non è successo. Ho letto un libro dall'inizio alla fine, un libro che ho sempre voluto leggere dall'inizio alla fine. Un giorno mi sono chiesta come sarebbe se fosse possibile spostare gli occhi e scrutare questo mondo da un'altezza diversa. Il mio sguardo si imbatteva camminando nelle mascherine dei passanti. E le mascherine non sono una gran cosa da vedere. In più, la linea della mascherina in quel periodo andava ad evidenziare una qualità di sguardo in cui dominava l'imperativo: non ti avvicinare. A me gli imperativi piacciono. Sono diretti, chiari. Ma mi piacciono quando scaturiscono dal cuore, non quando sbucano dalla pancia. Al semaforo rosso mi fermavo, anche se non c'erano macchine, non potevano esserci. Sulle strisce pedonali cercavo i Beatles. Non c'era nessuno. Un giorno ho consultato la parola deserto, l'etimologia, e ho scoperto che serere, il verbo dal quale deriva il deserto, significa connettere, annodare, e ser in armeno significa amore. Le vetrine, i manichini per lunghe settimane di sole continuavano a portare giacche, lana, sciarpe. I manichini sembravano guardare me e i rari umani. Il fruscio degli alberi, quel vento alto, si sentivano anche i rami, i tronchi, i bidoni di spazzatura e altre superfici che una volta sembravano mute, senza i soliti ronzii avevano recuperato una loro presenza sonora. Ho perso a un tratto e del tutto l'olfatto, il gusto anche. Ho sospettato, in effetti sì, il test sierologico poi ha confermato l'ipotesi. E poi c'era il giardino. Alexandria lo chiamavo. Ho i miei motivi. All'ora di pranzo, un libro, il sole, l'erba. Le rondini sono arrivate dopo Pasqua. Un giorno, saltellando sul trampolino elastico, mi sono impegnata a immaginare la casa dove avrei voluto vivere. E di quelle prefabbricate che durano poco, 50-60 anni. Non hanno fondamenta ostili. È bella, in mezzo al verde, con davanti una distesa d'acqua. Sul tetto ci sono dei pannelli solari o qualcosa di simile che raccoglie e genera energia. E dentro la casa abitano persone che si amano tanto. E alla fine, un po' prima della fine, è arrivata la chiamata. L'idea, il progetto Quarantene non a caso, i videoritratti, i tratti delle persone, il loro raccontare lo straordinario che ha attraversato la nostra vita e poi la sintesi, questo documento che ora sto per chiudere e non so dopo come sentirò.
potrei sentire nostalgia.